Novembre, domenica, siamo in piena estate praticamente, anche se appunto è una giornata autunnale, e siamo a sedere dopo Coccio, per dire in siciliano, ad Augusta. Abbiamo di fronte il palco della banda musicale, o il palco musicale in genere. Lo diciamo questo, lo sottolineiamo, perché vogliamo valorizzare sia il palco della musica sia i musicisti locali, perché noi vogliamo non soltanto mettere in rete denunce sulle cose che non vanno, ma anche valorizzare le forze che producono positività in senso ampio. Questo sedile è chiamato appunto di Coccio perché era un materiale molto friabile, comunque morbido, è stato restaurato circa 20 o 30 anni fa addirittura, il tempo è davvero relativo. Come vedete si tratta di pietra, vedete, adesso voi forse non vi rendete conto, si tratta di pietra durissima su cui siamo seduti con i compari. I compari sono 1, 2, 3, 4 e sono di Augusta, Virasmundo, Sortino, si riuniscono per perpetuare la musica popolare siciliana, tant'è vero che sono vestiti secondo le caratteristiche del folklore tipico nostro, delle nostre parti. Abbiamo alla sinistra un giovanissimo erede di un nostro altro concittadino acquisito, e cioè Felice Ventura, musicista e medico. Anche noi abbiamo il nostro ospite, è medico e musicista, fisarmonicista, giusto? Sì, sì. Bene. Ed è l'anima dei compari? No. 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 Innanzitutto, buongiorno a tutti. Il professore Casole è risaputo avere un italiano impeccabile, perfetto. Però i compari in italiano. Noi facciamo folklore. I compari, non i compari. Noi siamo i compari. I compari, i compari. Folklore popolare, i compari. Quartetto folk, i compari. È bello, non sono l'anima del quartetto, ma siamo l'anima del quartetto. Noi siamo in quattro e in quattro costituiamo questo quartetto. Quindi
Quattro corpi e un'anima. È un'anima. Quattro corpi e un'anima. È proprio così. Va bene, allora adesso sentiamo il clarinettista, erede invece dei Gazzelloni, flauto traverso, sì. Erede no, erede di nessuno, perché su questo strumento autodidatta è stato sempre, diciamo, una sorta di amore nascosto della mia vita, ma il mio strumento è la tromba, io sono professionista in tromba, laureato in tromba, ma il mio primo strumento fu proprio questo, avevo un friscaletto in siciliano, a Sortino si dice un frischetto, ecco, parecchi termini, friscaluto, o friscaletto, zufolo, sì, perché noi in Sicilia, ecco, per ritornare al discorso che faceva Mazzotto prima, non abbiamo una coine linguistica, abbiamo termini che magari hanno una radice comune, però poi c'è un modo diverso anche di pronunciare le parole in siciliano, come si sa, a parte la cadenza, i palermitani hanno un accento, i catanesi un altro, noi siracusani e un altro ancora, va bene. Lei ci dice il nome? Vincenzo Di Maria. Vincenzo Di Maria è di Sortino, mi pare. Di Sortino. Mentre abbiamo un cittadino di Villasmundo, mi pare. Villasmundo, buongiorno a tutti. Salvatore Gallo da Villasmundo. La voce, sì, sì. La voce dei compari, effettivamente. La voce, abbiamo sentito anche il fischio formidabile, no, perché una volta si fischiava per richiamare l'attenzione, no, clacson. Clacson un di una volta. Va bene. E poi abbiamo l'ultimo esponente, l'ultima anima, il tamburello, il nome? Giovanni Coco. Di Augusta? Coco è un cognome nostro di Augusta. Va bene, allora, voi avete fatto uno spettacolo carinissimo, improvvisato, qui avete radunato molto pubblico, avete anche prossimamente uno spettacolo in via Principe Umberto, uno spettacolo itinerante, vale a dire il 23, se non ricordo male, il 24 novembre, il 23 c'è l'inizio della sagra, il 24 allora voi suonerete in via Principe Umberto, no? Proprio così. Cosa farete, sì? Sì, non facciamo altro che divulgare, come in ogni nostro spettacolo, fondamentalmente la cultura popolare e folclorica siciliana. Ci teniamo particolarmente, noi ci siamo costituiti ormai 20 anni fa, se non di più. Io mi ricordo con la fisarmonica la mettevo nella pedana della Vespa e andavo a suonare con loro. Ma eravate di più come numero? Noi siamo stati e nasciamo sempre in quattro. Abbiamo nel tempo provato a fare scuola di folklore, cercando di inculcare ai ragazzi, però riteniamo che è un genere decisamente molto molto difficile e ostico. Ostico perché purtroppo oggi il folklore non viene considerato come un genere come tutti gli altri, la classica, come la leggera, come il rock. Il folklore è un genere musicale forse che ha più valenza di tutti gli altri generi, perché nasce proprio dal cuore, dall'anima del popolo e dal molto. Purtroppo oggi, e lo vediamo tutti, il folklore viene un po' messo, declassificato dal fatto che andiamo a cena fuori e vediamo persone che tra virgolette girano elemosinando o la musica, perché poi fondamentalmente vendono la musica, e questo un po' agli occhi dei ragazzi, dei giovani, viene visto come giustamente qualcosa che fa perdere il senso al folklore. Noi cerchiamo di combatterlo questo, e con molte difficoltà, ma siamo ancora qui, siamo dei professionisti, ognuno abbiamo la nostra professione, ma la portiamo avanti nel miglior modo possibile, facendo ricerca, soprattutto andando a ripristinare brani senza rielaborarli, perché per noi è fondamentale l'originale, come una volta veniva cantato da ogni nonno a casa, ed è qualcosa che comunque impiega e vuole tempo. Bene, quindi voi avete questo grande desiderio di trasmettere questa vostra cultura, questa vostra musica agli altri. E ostica, diceva prima il nostro medico, è ostica perché è difficile, no? Cioè non solo difficile, ma viene avversata forse da un punto di vista mentale, perché anche domina l'inglese, la musica inglese, la musica americana, quindi avete difficoltà per incontrare proseliti, altre persone a cui lasciare in eredità. Sì, perché questo è una situazione un pochettino culturale, un qualcosa che si sia voluto mettere da parte le tradizioni come se fosse una vergogna, il nostro stesso dialetto come se fosse una vergogna. Difficilmente incontriamo bambini adesso che parlino il dialetto siciliano veramente, ormai non esiste più l'antico dialetto,
qualcuno come noi cerca di riesumarlo in un certo senso e farlo ascoltare. Addirittura alle volte un bambino neanche ti comprende quando cerchi di fargli capire un termine dialettale antico. Questa è stata una cosa negativa, lo è ancora, perché le istituzioni, soprattutto le scuole, dovrebbero portare avanti questo discorso della salvaguardia dei nostri dialetti, dei nostri detti, dei nostri racconti, dei conti che il nonno raccontava. Non ci sono più ed è una cosa, e quindi un progressivo allontanamento anche dalla cultura musicale del nostro territorio, tanto che sembra quasi strana a determinate persone ascoltarla. Dice: ma questa era la musica siciliana. Adesso un po' sicuramente contaminata, eccetera, ma un po' come tutte le altre culture. Certo. È una sorta di jazz. Sì, è una sorta di jazz. Io vorrei cogliere l'occasione, in effetti, e a scuola, visto che si ricordava prima l'attività scolastica, ci sono progetti, vengono chiamati progetti bond, finanziati cioè dall'Unione Europea, che vogliono valorizzare la cultura nostra locale. Si va in giro anche ad apprezzare i monumenti, però in effetti questa idea mi sembra degna di essere portata all'attenzione dei dirigenti scolastici. Converrebbe in realtà promuovere qualche progetto per rivalutare il dialetto e comunque anche questa musica e questo vostro impegno per il folklore. Folklore, la parola deriva da folk, popolo, è una parola tedesca, e noi ci stiamo dimenticando delle nostre radici. Mi pare che il senso vostro profondo sia questo, no? Quello di ricordare le radici. Sì, naturalmente. Anche perché le radici, ecco, già vediamo la frusta, una volta serviva a zotta, si diceva così, di darrere un coppi zotta una volta. Un po' pizzotta, sì, io mi ricordo di questi quando c'erano i carretti trainati dai cavalli. E poi avete anche questi qua, questa sonagliera, no? Questi sono i cengiane che venivano messi ai cavalli. Ai cavalli, infatti. Sì, quando i carretti venivano adornati a festa o non festa, anche per il lavoro, infatti i carrettieri sono la voce che facevano le serenate, perché si accompagnavano con il rumore del carretto. Con il rumore dei zoccoli del cavallo. Ah, ecco, sì, ecco. Questi producono il rumore dei zoccoli del cavallo, i cianciani. Sono gusci di noce di cocco, questi. Di noce di cocco, sì. E poi si portano questo. Allora, con questi rumori del carretto, con coppo d'azzotta, con frescaletto, si facevano queste serenate e il carrettiere si passava il tempo durante questi lunghi tragitti, facevano esempio da Siracusa a Catania o da Sortino a Siracusa o viceversa, in queste, si portava con questi temi, con queste romanze, con queste serenate alla propria amata, ecco, alla propria donna desiderata. In effetti è proprio così. Mentre parlava Gallo mi ricordavo di Giovanni Verga, no? Mi ricordavo dei racconti delle novelle popolari di Verga, ma le serenate si facevano anche ad Augusta. Non so se ancora si fanno, perché io mi ricordo, mi si parlava di un certo Aristia, che non so se voi l'avete sentito nominare, che cantava insieme a Ciccino Motta. Aristia, voi allora fate le serenate voi adesso? Siamo stati tra i primi a ripristinare la serenata. Io ricordo la prima, devo dire, l'abbiamo fatta forse 20 anni fa a Belpasso, eravamo a Biancavilla. A Biancavilla io da giovane ho detto, era più giovane, diciamo più giovane, più giovane, ero molto più giovane, un ragazzino, dico: ma cosa andiamo a fare? Eppure vi assicuro che è stato il preludio del matrimonio più bello mai assistito in vita mia, e quello è stato il là che poi ci ha permesso di riportare di nuovo la serenata come si faceva un tempo, ed è qualcosa di veramente bello e che rimane nel tempo. La serenata toccante, romantica, invece di fare le serate di addio al nubilato, al celibato, all'americana, sono molto spesso volgari, la serenata così carina, romanticissima. Ma una domandina ve la posso fare, così, domandina terra terra, ma ecco, se uno volesse prenotarvi per una serenata, quanto dovrebbe sborsare? La serenata, come il banchetto, come la sagra, come una festa di paese, viene quantificata per il giusto valore. Ecco, voi allora vi prendiamo con il maestro concertatore, voi studiate quindi vecchie partiture, andate a cercare spartiti antichi, o avete già un repertorio consolidato?
Il repertorio in 20 anni è consolidato. Più che consolidato, ma siamo sempre costantemente alla ricerca di nuovi testi, di nuovi motivi, di nuovi. Io stesso ho fatto delle ricerche quando ho studiato musica etnica al conservatorio, anziché andarmi a dare la musica egiziana, che per carità ha la sua importanza, però perché non ricercare le origini della mia musica, e quindi attraverso il museo etnografico P3 di Palermo, con testi molto ricchi, molto ricchi, perché Giuseppe P3 ci ha lasciato veramente una bellissima eredità per quanto riguarda i canti e il Ferrara. I canti e i cunti, P3 è stato un grande antropologo, etnologo nostro siciliano, che appunto ha lasciato questo grandissimo patrimonio. Addirittura esistono delle trascrizioni di sonate da ballo, li chiamavano i ballo, e non si chiamavano tarantelle. La tarantella è una cosa napoletana, è arrivata qui. I nostri si chiamavano balle, un ballo, ed erano, naturalmente abbiamo in comune con Napoli il regno delle due Sicilie, è chiaro che gli stili musicali, le tradizioni sono molto simili tra Napoli e Palermo, e quindi però con delle differenze, dove nelle sonate, nei canti, nelle melodie siciliane si nota molto quell'inflessione araba, quell'inflessione... Certo, per la dominazione abbiamo avuto noi. Quelle cosine spagnole dentro, quelle cosine francesi dentro, cioè tutti i popoli che sono passati da qui hanno lasciato... Una traccia. È un tutto questo la nostra musica. È un mélange, di queste culture che sono rimaste stratificate nella nostra terra, dominata per secoli e secoli dai dominatori stranieri. Allora, per quanto riguarda invece il raffronto con altri gruppi, io ho in mente altri gruppi che girano nella provincia di Siracusa, non lasciamo perdere i nomi, ma comunque voglio dire, voi avete scambi con queste persone, questi gruppi, Cantu Nuovo per esempio di Siracusa, ecco, facciamo un nome, viene in mente subito. Sì, si riallaccia a quello che dicevo prima, noi come Cumpari siamo stati sempre tenuti in considerazione da tutti i gruppi folcloristici siracusani e catanesi come base, proprio perché, proprio per il fatto che quando si sciolgono i gruppi poi c'è sempre il personaggio che si sente un po' imprenditore, con magari superficialità, e che cerca magari di poter ricostruire un gruppo. Ovviamente manca la base musicale, quindi i Cumpari vengono coinvolti in questo, il Siraco Folk, i Cantu Nuovo hanno nominato, c'erano i Cilleri, abbiamo i fatto Cilleri, io sì. Personalmente con Maestro Di Maria abbiamo collaborato, accompagnato elementi importanti quali la Lucia Siringo, famosissima del folklore siracusano, Tanino Fiorito e tanti altri ancora, ma sono prestazioni, poi diventano, perché poi il gruppo tende a sciogliersi, quindi poi ci vuole assiduità, ci vogliono tante prove per poter poi portare il folklore alla gente, e ci vogliono tante prove, e poi non sempre vengono fatte, quindi poi si sciolgono i gruppi per forza di cose, come a Siracusa, come a Catania, come a Palermo, e basta. Noi non abbiamo in Sicilia un nome di spicco come ad esempio Maria Carta in Sardegna o altri nomi, l'abbiamo un nome di spicco? No, un nome che però poi emerga in campo nazionale perlomeno. Nazionale ma mondiale, noi abbiamo un tenore di origini siciliane, non sta più in Sicilia, Roberto Alagna, è veramente un famosissimo. Tutt'oggi lui, quando si esibisce in teatri importanti a New York e quant'altro, ha il teatro strapieno, e lui porta la Sicilia nel mondo. Ecco, questo è il repertorio, il nostro. Devo dire, la caratteristica di Roberto Alagna, lo apprezzo notevolmente, è quello di mantenere molto fedele alla musica siciliana per come veniva cantata e interpretata dal nonno, perché lui appunto ha le origini palermitane, e devo dire, lo apprezzo notevolmente, ho avuto modo di ascoltare qualche brano suo ed è molto fedele all'originale. Per non parlare poi di esecutori ancora prima di Roberto Alagna, quale fra tutti io sono un seguito, io seguo tantissimo la Rosa Balistreri, perché è colei che ha dettato
dettato un po' il ritmo, ha dettato un po' la valenza del popolare siciliano. Sì, Rosa Ballistrelli infatti è stata una folk singer importante, importantissima per noi siciliani. Ma ora adesso chiariamo una cosa, i colori rosso e nero, tutte queste medagliette, questi distintivi. Allora qui abbiamo il simbolo della Trinacria siciliana, poi cosa abbiamo qui? Uno stemma sabaudo, che abbiamo qui? Vediamo se la telecamera riesce a fare una zoomata o si avvicina, e poi qua ancora la Trinacria, ma insomma sì, paese, alcuni vanno capendo che paese che abbiamo visitato, questo, questo credo sia la Danimarca. Ah, vabbè, non è, no, perché non si capiva bene. Vabbè, questo... ma adesso i colori come mai sono questi qua? Sono tipici del folklore. Abbiamo scelto il nero perché era il nero e rosso qui. Nero e rosso, ma era rosso nero. I colori della festa. Siamo vestiti da festa, da ballo. Si andava al ballo con magari i vestiti migliori che si avevano, e quindi il nero rappresenta l'eleganza, certo. Ancora oggi l'eleganza, quindi si andava in questo, ma sullo stesso modello si portavano vestiti sul verde, sul marrone, sul, soprattutto anche invernali, sì. di fustagno, di velluto, sì, sì. Ecco. Perché questi qua sono i colori in genere, voi avete scelto questi colori qui proprio perché forse sono questo contrasto, poi rappresenta il nero della morte, il rosso della vita. Può anche darsi che sia questa simbologia nascosta, chi lo sa. Voi rappresentate la vita e nello stesso tempo anche il ricordo, quindi il ricordo che deve essere riportato in vita attraverso questa simbologia. Penso che ci possa essere anche questo. Vogliamo dare un colpo di frusta finale? Mi è venuto un attimino un lampo sul fatto del colpo di frusta. Come ogni cosa nel popolo siciliano, sia diventato uno strumento musicale, perché neanche questo era uno strumento musicale, era uno strumento di lavoro. Il pastore lo suonava per tenere insieme il proprio gregge o la quartara. Sì, già, ecco, è vero. È vero, ma allora un soffio, diamolo, non so. Diamo un soffio. Ecco. O anche il tamburello, che bellissimo. Può essere nato da un vecchio criu. Sì. Con sonagli, eccetera. L'unico strumento che possiamo dire vero, strumento vero, musicale, è la fisarmonica, ma anche il clarinetto. Un'altra volta stavo per dirlo in siciliano. Il flauto traverso. Stanno a testimoniare come anche nel folk musicisti colti si siano cimentati, e anche tanto, ma non solo musicisti, ma anche letterati, certo. E poeti. Questo è uno strumento che usava il dio Pan nell'antica Grecia. Io ho un colpo di frusta, sì, un attimo solo maestro, vorrei dedicarlo a tutti coloro, vediamo se possiamo cogliere questa sensibilità, che si ostinano a danneggiare le cose di proprietà collettiva, perché questa pietra durissima, vediamo, possiamo inquadrarla questa pietra per piacere, quella parte del sedile di coccio, appunto una volta di coccio, questa è pietra dura, cosetta pietra giugiolena, che è stata sicuramente picconata, come faceva Cossiga quando era vivo e picconava da Presidente della Repubblica, e anche di là si vede il ferro. Ora questo colpo di frusta dobbiamo darlo a coloro che appunto sono così incivili, che non rispettano le cose altrui, e lo diciamo in conclusione perché una volta, io sono coetaneo del maestro probabilmente, le nostre madri, i nostri nonni, le nostre nonne, cioè le donne, davanti alla loro casa pulivano e bagnavano il marciapiede in segno di pulizia. Ora invece è tutto il contrario. Un colpo di frusta simbolico. Benissimo. Io direi di fare un applauso. Grazie ai compari. I compari, l'ho detto bene stavolta, i compari, grazie. Volete concludere musicalmente, e ringraziamo naturalmente tutti loro per averci deliziato questa mattina, questa domenica mattina, una sagra del mandolino, un altro lapsus, la più famosa, c'è la sagra del pesce di Augusta, e sarà il 24 novembre con loro presenti, itineranti, giusto? Quindi voi camminerete e suonerete in via Principe Umberto, vicino alla chiesa di Sant'Andrea, tra la via Limpetra e la via Roma.
giusto? L'incrocio è quello lì. Grazie, musicalmente chiudiamo. Mi sento di essere in questo momento un personaggio televisivo che andava in giro per le piazze d'Italia, vi ricordate anni fa? Come no? Mi sento e in questo momento io vi ringrazio per avermi dato questa gratificazione. Grazie. Grazie a voi.